Il piano che vi ho fatto vedere consente di superare la dipendenza dal gas russo a partire dalla seconda metà del 24. Però abbiamo un livello di sicurezza nazionale piuttosto elevato anche adesso. Io mi sono confrontato con tutti i colleghi europei, la nostra situazione oggettivamente in questo momento è solida. Le nuove forniture di gas richiederanno un po' di tempo per andare a regime, vi ho fatto vedere quella curva di salita. È ovvio che non è che andiamo, firmiamo, il giorno dopo ci sono 7 miliardi di metri cubi nei tubi. Tuttavia nel breve termine la riduzione che sta facendo l'offerta russa è compensata dalle nuove forniture algerine, che hanno veramente aiutato moltissimo in questo periodo anche con gli extra contratti recentissimi. Non prevediamo quindi drastiche misure di contenimento, soprattutto a livello industriale. Questa è una cosa molto importante, perché dopo quello che abbiamo passato un'ulteriore perdita di competitività sarebbe molto grave. In tutti gli scenari che vi ho mostrato ci sono però due punti che io vorrei lasciare a chi mi seguirà, e credo sia molto importante che voi, diciamo, come rappresentanti del mondo dell'informazione ve ne facciate partecipi. Io vi ho fatto vedere innanzitutto l'importanza degli stoccaggi, perché in tutti quei diagrammi si vedeva le barre grigie che calavano, no? Perché ci sarà un momento in cui noi avremo un po' meno gas e gli stoccaggi dovranno sostituire. Allora, gli stoccaggi è fondamentale che vengano riempiti almeno al 90%. Siamo al 71%, un mese fa ci avrei messo due firme, non una, però dobbiamo arrivare al 90% e possibilmente oltre.